Ok. Comincio a pensare di essere davvero una discarica di sventure. Allora, cosa è successo? Praticamente io e la mia famiglia abbiamo questa tradizione, che almeno 10 giorni in estate li passiamo in Calabria, ok? Precisamente a Scalea. Scalea, Scalea, ma come mi arricrea? Ok, no. Aspetta, troppo cringe. E quindi niente, avevo tipo 10 anni, ok? E partiamo per farci questa bellissima settimana di mare. Sole, sabbia, sale, che schifo, io odio il mare. Ma dimmi te, guarda, un napoletano che preferisce la montagna. Se non è un ossimoro questo, io non lo so. Ok, però questa cosa è maturata col tempo, ok? Quando ero bimbo, amavo la spiaggia. Io e mio fratello non vedevamo l'ora di andarci. C'erano tantissime cose che amavo dalla spiaggia. Il ping pong, i racchettoni, giocare a bocce come i vecchietti negli ospizi. Il calippo, il calippo! Ma esiste ancora il calippo? Oppure sono troppo vecchi per questa roba? Ma nulla, e ripeto, nulla, era migliore della bandiera rossa. Bandiera rossa voleva dire solo una cosa: le onde. Che belle le onde giganti! Che ti ci buttavi dentro, ti centrifugavi tutto, uscivi con il costume pieno di sabbia e sassi, manco avessi tumori multipli dopo un bagno radioattivo. Ebbene sì, le onde. Le onde. Quella mattina c'erano delle onde stupende. E io quindi ovviamente mi ci fiondo! Tesoro, dove vai? Non andare a giocare con le onde. Ma non le vedi? Sono alte tipo the day after tomorrow. Capito? Fai brava, mamma. Muoio dentro, ovviamente. Volevo troppo andare a giocare. Quindi le dico: non sei la mia vera madre! No, aspetta. Non è vero. Se avessi detto una cosa del genere mi sarebbe arrivata una di quelle sbadilate che non me le scordavo più. No, non l'ho offesa. Ma dovevo trovare il modo di convincerla. Ed è lì che sfoderò la mia arma segreta. Il mio asso nella manica. Qualcosa a cui lei non poteva controbattere. La sufficienza di mio padre mentre fa la settimana enigmistica. Papà, posso andare a giocare? Sì. Yippee! Ma... Tu volevi il pallone? Come, scusa? Tu volevi il pallone? Oddio, ok. A quanto? 10 euro. Quanto? 10 euro. 10 euro. Ma chi c'ha sciusciato dentro? Ma ometto. Sta il fatto che arriviamo a riva e io e mio fratello giochiamo con le onde. Che bello che è stato. Passiamo una mattinata bellissima. Ma iniziavamo a notare, in effetti, che le onde cominciavano ad essere parecchio alte. E potenti. E veloci. E niente, è successo. Così, all'improvviso. Ma... Che succede? Dov'è mio fratello? Non la vedo più. Ma... cosa? Beccato in pieno. Non ricordo molto di quello che è successo dopo. Ricordo che i miei mi svegliarono dopo avermi trovato a riva. Rimasi qualche minuto privo di sensi. Ed eccomi qui, sconvolto, traumatizzato da quello che era appena successo. Sono spaventato e comprendo che avrei dovuto ascoltare mia madre. Mi sono sentito davvero al limite della mia sopravvivenza. Mi sono sentito così stupido. Cavoli, che esperienza. Beh sì, insomma, questo è quello che avrei pensato oggi. In realtà ho detto: che fico, rifacciamolo! Oh cielo, è successo anche a voi? Avete esperienze simili? Raccontatemele qui nei commenti, mentre io vado a guardare foto di monti innevati e foreste per ritrovare la mia pace zen. Avete visto Edoardo fa cose? Io sono Edoardo. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!